Con questo scatto intitolato Il re della foresta, io ho voluto riportare a chi guarda la foto tutta la regalità e tutta la sua maestosità di questo esemplare di cervo maschio che, incuriosito ma anche, magari anche un pochino impaurito, continuava a fissare l'obiettivo della mia macchina fotografica con questo suo sguardo intenso e profondo che fa, diciamo, sentire tutta la sua regalità e la sua bellezza e fierezza all'interno del suo habitat naturale, ovvero la foresta, dove sono riuscito a ritrarlo nella sua più completa naturalezza. Il risiedere degli uccelli è stata scattata in Giappone e per me rappresenta quello che la loro cultura è, cioè essere puri e molto spirituali. Mi sono fermata alla Galleria degli Uffizi, ho notato una quiete, però ho voluto in qualche modo ritrarre quello che è, diciamo, senza ambizioni, la filosofia, di Eraclito del Pantarei, in cui anche se noi siamo immobili, nonostante questo e nonostante le nostre volontà, tutto intorno continua a muoversi. Quando ho guardato fuori dalla finestra ho visto questa composizione, stavano facendo dei lavori dall'altra parte e diciamo che sono cose molto ordinarie, di routine, che nei giorni normali non ti prendono in realtà. Mi è piaciuto appunto modificare, giocare molto con i colori e dare un po' una sensazione di star vedendo qualcosa che conosci, ma in realtà non è così. Sono molto contenta di trovarmi qua ancora una volta come l'anno scorso. Questa volta mi trovo a Firenze, è un'emozione enorme essere qua e poter esporre qualcosa di mio ad un pubblico vasto comunque, perché non so, le persone che non conosco comunque possono vedere quello che creo e è molto bello poter far ciò e avere questa opportunità. È una grande soddisfazione esporre qui, io adoro fotografare, adoro fare istantanee e questa fotografia l'ho fatta al MoMA di New York e a me piace molto cogliere degli attimi che fuggono, degli attimi che non tornano più e questa ragazza che era vestita perfettamente abbinata al famoso quadro di Pollock mi ha subito catturata e così ho scattato questa istantanea della quale sono molto orgogliosa. Ciao, io sono Bianchi Xenia, questa è la mia foto che ho scattato nella mia città, che è proprio Firenze, quindi è un grande onore esporre qui con voi. Questo è un piccolo vicolo dell'Oltrarno fiorentino e questa foto mi è piaciuto proprio il contrasto del, diciamo, caos fuori dai vicolini e basta girare un angoletto e trovi questa scena un pochino anche antica di questo signore super elegante che va in bicicletta con tutta calma. La terza volta con una foto bianco e nero, stavolta una scacchiera che a me colpì tantissimo. Per via della polvere più che altro, perché la scacchiera era in ordine. È stato un bel viaggio, una bella emozione venire per la terza volta, quindi grazie. Qui siamo nel lago di Dobbiaco, dove ho ripreso questa fotografia che trasmette serenità, tranquillità e pace. Sensazioni fondamentali per fare questo tipo di scatto e immedesimarsi nella fotografia e nell'ambiente circostante. Un ringraziamento a tutti, alla Dantebus, a tutte le persone che mi sono state di supporto lungo il percorso fotografico, a Alberto in particolare, e un abbraccio a tutti e grazie ancora. Allora io cerco di catturare nell'osservatore
nello stesso tempo il bello e il silenzio che ti mostra l'opera. Praticamente c'è questo prato, adesso forse si capisce poco, però è mosso dal vento e crea una melodia nello stesso tempo. Qui le foto che faccio è solo per catturare l'attenzione nell'osservatore e riportare quello che vedo io nello stesso momento in cui cerco di tirare fuori dall'immagine quello che vedo. È un po' una filosofia del bello e dell'eterno. Volevo ringraziare la Galleria Dantebus per avermi dato la possibilità di esporre questa fotografia che ho scattato nella Galleria degli Uffizi, cercando di catturare l'espressione delle persone che, di fronte alle opere. L'opera è stata fatta in Saint-Paul-de-Vence, in Francia. Mi ha colpito questa enorme statua di questo artista di Nizza, Fondacaro, realizzata per l'atto terroristico di Nizza. Mi piace moltissimo perché il contrasto fra i colori scuri che forse esprimono un momento di cupezza di quel momento sono in realtà rischiarati da quella luce che dà un po' di speranza a tutti noi. Ringrazio la Galleria d'Arte Dantebus per avermi dato la possibilità di esporre in una location così prestigiosa come a Firenze, in questa bellissima galleria a due passi dal Duomo. Ciao, sono Conti Martino, ho 25 anni e quest'opera si chiama Protezione e esprime il sentimento che avevo in quel momento. Ringrazio la Galleria Dantebus per avermi dato questa opportunità. Amo fotografare paesaggi naturali, nello specifico albe, tramonti. Tramonto sulle Saline vuole essere un omaggio alla mia città in cui sono cresciuta, Quarto Sant'Elena, ed è stata scattata in un pomeriggio d'inverno. Io sono Gloria, in arte l'angelo dal potere gentile, mi piace fare fotografie per gioco, questa è la mia foto che l'ho intitolata Uno scatto per gioco, dove è un inno alla musica, ho ripreso una giovane ragazza che ha le prese con il pianoforte, e ritengo che la musica sia una delle arti più fini per esprimere noi stessi e portare anche gioia nel mondo e dentro alle persone. Ciao, sono Daniela e sono qui perché è esposta una mia foto alla quale tengo molto e che mi ha veramente emozionato fin dal primo momento. Ogni volta che la guardo non riesco a togliere lo sguardo, forse perché capita in un periodo in cui purtroppo quello che succede a noi donne, alle donne in genere, lascia un segno pesante, per cui vuole essere una foto anche di testimonianza e mi ha dato tanta soddisfazione. Ciao, sono Matteo Brasca e sono felicissimo di essere nella showroom di Dantebus e questa è la mia opera. E in quest'opera Air Jordan Shock Remix, fondo sopra pittura e fotografia, e la fotografia è con light painting, con la tecnica light painting, e la sopra pittura è inerente all'emotività che ho riguardo la foto, la musica con cui dipingo e tutta la visceralità che c'è dietro l'immagine. Sono Ippolita Ripobonati e presento la mia opera alla Galleria Dantebus di Firenze, Canaletto 2020. Quest'opera è ispirata dalla mia passione per i vedutisti della Venezia del 1700, in questo caso Canaletto. Sono affascinata da un tipo di fotografia che mescoli l'architettura con la pittura e la vita urbana delle città che amo di più. Essendo nata a Padova, Venezia è particolarmente cara per me. Ho fatto questa foto proprio nel 2020, a dicembre, aspettando che ci fossero meno persone possibili, e ho voluto cercare di ricreare quei colori lievi, teneri che ci sono in alcune vedute di Canaletto.
questa è la mia prima volta con Dantebus, mi ha permesso di esporre la mia opera. È un'opera che l'ho fatta quando ero a New York, e su un battello, lo Skyline, e questa esplosione di luce mi ha un po' evocato quello che è successo un po' con le Torri Gemelle, che è stata fatta nel 2010 la foto, e quindi mi ha ricordato questa esplosione, e per me questa oggi è un'esplosione di gioia il fatto di averla esposta qui con voi.